Da sabato 3 a domenica 11 dicembre, la Fiera di Milano torna a ospitare l'Artigiano in Fiera, il più grande evento annuale di respiro internazionale dedicato all'artigianato, capace di valorizzare l'artigiano e i suoi ideali, il suo radicamento con la terra d'origine e la sua capacità di comunicare se stesso attraverso il lavoro. All'Artigiano in Fiera di Milano, l'Abruzzo è presente con 37 operatori in uno spazio espositivo curato dalla Regione e dalle Camere di Commercio, un'occasione di visibilità imperdibile per un appuntamento che annualmente richiama circa 1 milione di visitatori in cerca del regalo giusto, autentico e originale, alla vigilia delle festività natalizie. Lo spazio promozionale dell'Abruzzo all'interno del padiglione 3 è di circa 500 metri quadri ed è sotto il coordinamento congiunto dell'Assessorato regionale alle attività produttive e delle due Camere di Commercio di Chieti Pescara e del Gran Sasso d'Italia. Artigiano in Fiera rappresenta una vetrina straordinaria ed unica per le imprese che producono l'eccellenza dell'artigianato artistico e dell'agroalimentare abruzzese, ha dichiarato Antonella Ballone, presidente dell'ente camerale del Gran Sasso. Gli espositori ad Artigianato in Fiera sono entusiasti, la cosa mi fa piacere perché è una fiera importante, è una fiera che come ogni anno si attesta tra le più importanti a livello proprio internazionale e noi come Camera di Commercio stiamo dando un contributo molto apprezzato. Ecco, per gli espositori e quindi questo ci fa capire che siamo sulla giusta via e diciamo che stiamo interpretando bene il ruolo istituzionale che ci compete. All'interno dello spazio promozionale dell'Abruzzo sono presenti un'area istituzionale, un angolo dedicato allo street food con degustazione di prodotti tipici curato dall'UMPLI, l'Unione delle Proloco d'Abruzzo, e 37 postazioni di artigiani e produzioni artigianali in rappresentanza delle 4 province abruzzesi e delle diverse categorie di artigianato, dall'agroalimentare tipico ai complementi d'arredo, dalla ceramica alle lavorazioni dei metalli e del cuoio. L'area istituzionale, all'interno della quale trovano posto anche i rappresentanti del Parco Nazionale della Maiella e del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è stata concepita come uno spazio dedicato alla promozione territoriale, con l'offerta turistica diversificata tra mare, campagna, natura e montagna, ma anche con proposte innovative su progetti specifici legati ai cammini nei parchi, nelle aree protette e alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e archeologiche e, ovviamente, all'enogastronomia. Buoni gli arrosticini? Molto. Li conoscevate già? Sì. Già assaggiati? Sì. In Abruzzo? No, in giro. Però questi sono davvero buoni. Sì, questo è buonissimo. Quale preferisce di piatto? Gli arrosticini, quelli che ho mangiato. Li conosceva già o è la prima volta? Sì, certo. Mi piacciono un sacco gli arrosticini, sì. Di dove sei? Brianza, Cesano. Come lo conosci l'arrosticino? Ho provato in Abruzzo, l'ho provato anche da altre parti. Buono, merita, veramente merita. Come state trovando lo spazio Abruzzo qui all'Artigiano in Fiera? Bello. Bellissimo, molto buoni, l'assaggio è sempre garantito, favoloso. Molto bello. Buono, hanno parecchi prodotti buoni. Cosa ha comprato? Caciocavallo, buonissimo. Prodotti favolosi. E qualcosa bisogna portare a casa, per forza. Ho preso le campanelle di salsiccia abruzzesi. È il miglior piatto d'Abruzzo, l'arrosticino? Credo di sì.